Buonasera amici, bentrovati alle pillole di Piccadilly. Qui siamo a Berwick Street, nel centro di Soho, Londra, a pochi passi da Piccadilly Circus. Perché siamo qui oggi in questa via abbastanza anonima? Perché i fan della musica l'avranno riconosciuto. Quasi 30 anni fa questa via venne ritratta su una famosissima copertina di un disco degli Oasis. Il titolo era What's the Story, Morning Glory, questo titolo dell'LP. Gli Oasis sono stati, dopo i Beatles e i Rolling Stones, probabilmente il gruppo musicale più famoso d'Inghilterra in tutto il mondo. Allora, perché siamo qui? Oggi siamo qui perché la notizia della settimana in tutto il Regno Unito, e non solo il Regno Unito, è stata il ritorno, la reunion, come si dice nel gergo musicale, proprio degli Oasis. Dopo 15 anni dal loro divorzio sono tornati insieme due riottosi e molto litigiosi fratelli Gallagher per annunciare un mega tour mondiale che partirà il prossimo anno. Ora, ormai proprio da quest'estate, la musica non è più soltanto intrattenimento, ma come ha dimostrato il mega tour mondiale di Taylor Swift, ormai è sostanzialmente un'industria, business, come si usa dire. C'è una musica prima di Taylor Swift e una musica dopo Taylor Swift. La cantante americana muove punti di PIL ogni volta che va a fare un concerto da qualche parte, con americani che sono venuti a migliaia in Europa perché gli costava addirittura meno venire qui rispetto all'America. Per quanto riguarda gli Oasis, il fenomeno è esattamente lo stesso. Però il giorno stesso dell'annuncio della reunion, il sito di Ticketmaster è stato praticamente sommerso e bloccato ad in tilt per ore, per giorni. Sabato, ieri, sono stati messi in vendita i biglietti. Allora, c'erano 1 milione di biglietti in vendita, non sono pochi, ma c'erano stati 40 milioni di accessi. Quasi nessuno è riuscito a comprare i biglietti, calcolato solo un 3% è riuscito ad acquisire il prezioso tagliando per i concerti del prossimo anno. Ai due fratelli Gallagher andranno circa 50 milioni di sterline ciascuno come cachet, e si calcola che tutto l'indotto, diciamo, di questa reunion molto attesa sarà intorno al 500 milioni di sterline. Avrebbe potuto essere anche molto di più. Perché? Perché questa reunion sarà brevissima, durerà appena un mese, i concerti saranno solo nel Regno Unito più uno a Dublino. La domanda è: ma perché così poco? È perché i fratelli sono litigiosissimi e probabilmente hanno, come dire, un tempo di sopportazione non superiore a un mese. Se facessero un tour europeo, addirittura mondiale, riempirebbero ovunque, perché con 40 milioni di fan potenziali, ma anche di più, muoverebbero decine e decine di, anzi centinaia di milioni in più, insomma, come quasi Taylor Swift. Alla fine non gli va male. Perché lo fanno? Lo fanno per soldi, soprattutto noi, il fratello maggiore, quello che sembra più posato rispetto allo scalmanato Liam, ha divorziato dalla moglie, gli costa più di 20 milioni di sterline il divorzio, e dunque questa reunion cade proprio a fagiolo. Per altre notizie dal Regno Unito, keep calm and Piccadilly.